Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Sui precari non è stato fatto nulla, sui TFA, sono sempre dei professori o aspiranti professori, la stessa cosa. Non è stato fatto niente per quanto riguarda l'edilizia scolastica, e sappiamo benissimo che ci sono scuole in pessime condizioni. Per quanto riguarda il bonus dell'acquisto di libri, persino i sindacati si sono schierati contro questa proposta perché non dà delle indicazioni specifiche, è solamente fumo negli occhi e propaganda. E un'altra cosa che ci lascia anche abbastanza perplessi sono a questo punto anche le dichiarazioni del Ministro, che anche in tema di immigrazione ci dice che sull'immigrazione gli studenti immigrati sono una risorsa, creando anche in questo caso dei malumori tra tutti coloro che ritengono che una risorsa siano gli studenti in generale, non solamente quelli extracomunitari. Io penso, e credo anche lei, signor Ministro, che la scuola attuale italiana non goda di ottima fama. Abbiamo visto anche ultimamente delle classifiche dove dicono chiaramente chi insegna non è aggiornato e tante cose non le sa, e chi deve apprendere ovviamente ne sa ancora meno di chi cerca di insegnare. Allora, per prima cosa, credo che sia opportuno che ci sia una classe di insegnanti competitivo, che abbia voglia di studiare e di aggiornarsi e che abbia voglia di fare. Nel 2014 lo Stato mette 112 milioni per il diritto allo studio, 37,4 in meno rispetto allo scorso anno. Meno male che si diceva che il governo Letta metteva più denaro su queste cose. Alla fine, con le tasse regionali, il diritto allo studio, gli studenti tirano fuori 215 milioni di euro. Cioè, gli studenti hanno diritto allo studio e nello stesso tempo si devono pagare automaticamente il loro diritto. Non sottovalutate la capacità di analisi dei tanti ragazzi che, quando si confronteranno con questo decreto, vedranno che la copertura non deriva da delle scelte razionali, dei sacrifici fatti nei loro confronti da parte dello Stato. No, la vostra scelta è stata quella di dire: finanziamo quella che voi oggi pompate come una delle più grandi operazioni nell'istruzione, con un aumento delle accise sulla birra e sugli alcolici, e continuare a colpi e a visioni che vanno solo nella direzione di una tenuta di governo non aiuta né i giovani che domani dovranno confrontarsi, né noi che di fatto stiamo procedendo in questa direzione. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.